Ballora, Barbagia, Ogliastra, the heart of Sardinia. In this ancient land, you get the feeling you're stepping through a doorway to another time, where the signs of ancient traditions are still visible today. Traditions that have survived in legendary figures, cloaked in mystery. There's a story that tells of women summoned in the dark of night to give one final embrace to those lingering between life and death. Santa Maria, proprio bambino, quando ogni estate andavo nella casa paterna dei miei genitori a Forni, io vivendo nella realtà del paese mi accorgevo che ogni tanto venivo estromesso da certi discorsi, da certe situazioni. La curiosità del bambino non aveva risposte in certi momenti. Allora ho capito che c'era qualcosa per cui dovevo guardare ma non dovevo parlarne. Ecco, questo era il primo mistero al quale io mi sono adeguato. Quando avevo 6, 7, 8 anni massimo, avevo assistito a dei discorsi, i soliti discorsi, le conversazioni che si tenevano in casa dei miei zii, in particolare all'Uras, durante le veglie, e si citava naturalmente qualche persona. Il primo esempio è stato quello di una donna che veniva citata come tia Domenica, cioè zia Domenica, una vedova, in età tra i 50 e i 60 anni, sempre vestita di nero, che in casa stava sempre scalza, metteva le scarpe soltanto per andare in chiesa la mattina presto, poi si ritirava a casa e non usciva più. Era tia Domenica, e questa era citata appunto come una donna che in qualche occasione si era prestata per dare la cosiddetta dolce morte. Ho pensato inizialmente che fosse una sorta di favola, però non per i bambini ma per gli adulti. E la cosa naturalmente destò in me una grande curiosità, perché ero abituato a sentir raccontare le favole per i bambini, non per gli adulti. Dagli anni Ottanta ho cominciato a fare delle ricerche su questo argomento, dopo aver letto le informazioni che dava il Della Marmora già dall'Ottocento. Ho notato che moltissime vecchie, anzi diciamo quasi tutte, ne erano a conoscenza, solo che è una sorta di tabù, non se ne parla. In genere parlano volentieri di tante altre cose, ma non di questo argomento. Thank you.
siamo nel 1953. Il paese era Oscri ed era un paese ricco, uno dei pochi paesi della Sardegna che ci aveva una fabbrica. E quel giorno mi hanno chiamato per vedere una persona che era arrivata dal sanatorio di Sassari. Era un giovane arrivato proprio al momento finale, diciamo così. Questo faceva così, cercando aria, ma non c'aveva più polmoni, era giovane, aveva 31 anni. A questo punto ho detto, qua adesso cosa facciamo? La bombola di ossigeno non esisteva, e non c'era nessuna possibilità di aiutarlo. E una di queste donne si è avvicinata e mi ha detto, dice, guardi, scusi se ma io mi permetto, lasci fare a noi adesso. E ho detto, cosa volete fare? Non, lei se ne deve andare nella camera vicina e stare fermo lì, poi lo chiamiamo noi. Andiamo a vedere, io non sapevo niente neanche della accabbadora, che esistesse la accabbadora. Invece era la accabbadora, ho visto un'ombra che passava, un'ombra che usciva e se ne andava. Allora è tutto fatto, questa donna che c'era è tutto fatto. Cosa abbia fatto, cosa non abbiano fatto, il ragazzo si era addormentato, diciamo addormentato per modo di dire. Era morto. L'accabbadora era la donna che veniva chiamata quando qualcuno che stava sempre tra la vita e la morte non riusciva a esalare l'ultimo respiro. A quel punto la famiglia doveva intervenire in qualche modo per evitare le sofferenze, e allora chiamavano una donna pratica, che in genere nella nostra zona non si chiama neppure accabbadora. Accabbadora è un termine che viene da accabar, dallo spagnolo, si chiama femmina pratica proprio, ed era una persona che conosceva molto bene l'anatomia ed era in grado di porre fine alla vita in un attimo. Nella cultura barbaricina, quella classica, diciamo, la vita e la morte facevano parte della stessa avventura. Ogni giorno si sfidavano ed entrambe vincevano. C'era una quotidianità con la morte. Da un lato vista con rassegnazione, dall'altra come sfida. Perché l'imperativo quotidiano era quello di sopravvivere. E tra i vivi e i morti non c'era, come dire, la separazione che c'è oggi. Perché i morti facevano parte della vita dei vivi. Stavamo a Nuoro, ma la famiglia d'origine del mio genitore era a Fonne, quindi siamo stati chiamati per l'aggravamento di questa mia zia nonna. Perché, mi chiedevo allora, proprio in questo giorno, di quel particolare momento di aggravamento, c'è stata la presenza di noi parenti che venivamo da Nuoro. Ecco, se altre volte non siamo stati presenti. Nel momento in cui eravamo tutti riuniti nella cucina, e io mi ricordo con un'altra mia cugina, stavamo ancora giocando in un atrio d'ingresso del primo piano, insomma. Io ogni tanto entravo a vedere questa mia zia che la sentivo respirare, insomma, così, la sentivo un affanno. Poi uscivo, ecco,
sin da quando ho sentito dall'ingresso, che era la base di questa gradinata, salire questa figura che io ho conosciuto, perché anche se era già in penombra inoltrata, era un'amica della mia zia nonna. E mi ha toccato, mi ha fatto una carezza, insomma, ed è entrata. Quando è riuscita, mi ha toccato nuovamente la testa ed è andata via. E io sono entrato così e ho visto che era ancora in ordine come l'ho lasciata, però non dava segni di movimento, eccetera. E ho detto, boh, mi sembra ferma questa. Sono entrato anch'io nella stanza dove c'erano i miei genitori con gli altri e questa mia zia mi ha chiesto subito, è andata via Cifarosa? E gli ho detto sì, è andata via Cifarosa. Poi mia madre, e ho chiesto perché, sai, mi appoggio alla mamma che era seduta, e gli ho detto come faceva mia zia, ho fatto il nome di questa mia zia, a sapere che era zia Cifarosa che è venuta, perché le porte l'ho vista solo io, no? Che ero nell'ingresso tra le due porte, mentre la porta della cucina era chiusa. Loro hanno sentito solo il ticchettio dei suoi scarponcini che salivano nelle scale e io ero lì. Lei mi ha toccato ed è entrata. A quel punto, come faceva questa mia zia a sapere che era entrata una figura di nome Cifarosa? Ecco che mia madre mi ha detto, Eve, te lo spiego dopo, ho detto, te lo spiego un altro momento. In quel momento stesso, questa mia zia era andata a controllare lo stato di salute della sua zia ed è tornata a voce dicendo, oh, Giovannana, zia Giovannana, andata a este, andata, è morta. Tu Cifarosa l'intendio fino a mamma e poi un lumene proprio si era una persona debole e certa cosa non si poteva affrontare già non te sei a Cifarosa, ecco questa parola meda l'intendio a mamma, l'intendio a altra gente e una emina prospera, una emina saggia e una emina di valore in questi stioni, però tenia da questo coraggio. Se uno proprio l'invitava da, e pedia da un patimento e una misura, può darsi il redau puro sa fine. E Udipo ha proprio pulito, è bene per non partire di prusso a detenere dolo, ad una persona troppo sofferente. Tia Cifarosa, no? Molti affoni cantavano anche a bocca e ballo, no? Tanto saluto, Tia Cifarosa, tanto saluto. Zia Cifarosa era rispettata da tutti perché si rivolgevano a lei per una bruciatura, per scottature, per roba di decotti. E quindi era una che serviva alla società del momento, in mancanza di quelli che dovevano essere gli attori ufficiali, medici o ospedali o cliniche che non esistevano, manco per idea, insomma. Sa Cabadora agiva molto discretamente, intanto non lo faceva por leggero, perché tutte le persone che io ho intervistato dicono che accettavano questo ruolo, ma non in modo gradevole o piacevole, perché lo sentivano anche loro come una remora, come una
qualcosa di brutto, in fondo si trattava di togliere la vita a un uomo, però in quei momenti di lunga agonia, davanti a tanta sofferenza, preferivano stroncare la vita in un attimo e fare in modo che non soffrissero oltre. Lo Stazzo era una entità territoriale, economica, sociale, umana, culturale, tipica della Galluna. L'insieme del terreno e dell'abitazione. Lo Stazzo doveva produrre tutto quello che a quel momento era necessario per la vita sia del proprietario e sia dei pastori, dei coadiutori, degli operai stagionali e così via, a seconda delle situazioni. Quando io avevo 8-9 anni massimo, il ricordo riguarda esattamente una conversazione che io avevo captato tra mia madre ed un'altra signora in uno stazzo vicino alla frazione di Tempio che si chiama Bassa Cutena. E mentre parlavano hanno fatto il nome di una persona che io conoscevo. Questa persona si chiamava Zia Mariagnula, che era nel linguaggio gallurese mastra di paltu, cioè maestra per quanto riguarda il parto, quindi aiutava le donne a partorire. Il discorso mi incuriosì, perché naturalmente era una persona che conoscevo, e anche in questo caso saltò fuori che zia Mariagnola aveva posto fine ai giorni di persone che erano malate gravi, e mi colpì il particolare, dice: le dacci un colpo di martello. Io ho avuto la testimonianza di una vecchia 92enne che ha visto la morte di una sua zia che era andata a trovare a Seulo. In questo caso questa donna parla di un piccolo giogo di circa 40 centimetri che si adattava al collo. All'inizio non l'ha visto perché questa donna l'aveva nascosto dietro il grembiule. Poi quando lei si è allontanata, questa rapidamente lo ha infilato sotto il collo della zia che non riusciva a morire. È stata questione di secondi, dice, di un attimo. Ha visto come una sorta di carezza e quella è morta. E quindi si meravigliava e mi diceva: non capisco come possa essere morta in un attimo, quando prima gridava, si sentiva in tutto il vicinato. E queste grida duravano da più di una settimana. Io non credo che Zaccabadora sia esistita. Può essere successo in casi singoli, ma non come figura istituzionale, non come soggetto davvero parte della storia, della cultura, del vivere dei sardi. Non ci credo perché la voglia di vivere nei nostri paesi, nella nostra cultura, è così grande che pensare anche di abbreviare la vita di uno non entra in questa logica, non è riconducibile a questo tipo di modo di pensare e di sentire. E poi la morte è toccata a Deus, questo è il limite che ti rende la vita sacra. Thank you.
caso non si scapitava in domo. Deo ti ne ho batto brades. Udi di tuotto, e saleva di tuotto. Se si sposava, lo sanno sai prima, che tenne questa malattia. Gli viene questa malattia, quindi, udi notte e die, sempre a bois. Deo non te posso prus. Deo, sto troppo male. Poi te mai su sta spuntura. Ah, io mi di una po' mi cuidere. Non rispondevamo. Ma poi te non rispondi, nessuno mi vuole bene. Gli apponavo a mugere mia, a mugere e niente affatto, non mi vuole bene. Mamma, tu mi vuole bene, ma sbattiato il mondo. Vieni e uidimi, accabami tu. Arracci a ridati i diasi. Dio non deposto prusso, mamma. Dio rifiuto pure questa spuntura se mi si sente. Dio mi che voglio morto, ando a suilo. Ando anche a Dio, e ne vive per tutti. Il giumio già tenne la mamma, e lo vada da, tenne smesso il giumio. Ringrazio a Dio che non l'ha dato questa creatura, già che gli ho dato la moglie mia. Ma Dio mi che voglio morto. Bene, mamma, poi mi siamo in bua. Dammi un decotto, qualsiasi cosa di me che poter guidare, in un attimo, di andare subito al mondo. Poi si rivolge da Mimmi. Anna, tu sei esistita una sorre sempre vicino a Mimmi. Bene a te, miratore, sa morte. Bene, accusti accanto a me, mi sa di non avevo mentire. Nara, non patto nulla, patinde so uomo, non comprendi questo dolore mio. E questo dolore non ti pote tu portare. Notte e die, sempre a voi, i suoi ende danno fino a trasviina da trasvoi. Ma non posso barrare e abominare. Bene, bene a noi, sono costi accanto e l'ha potuto toccare in giallo. Apollo, sono in luce, bradi mio, hai coraggio, non è possibile di dare questa morte, bradi mio. No, manco due, tu puoi essere rifiutante, manco due mi vuole bene. E pare mi voglia sempre bene, cioè, o mentiava, capitava, e abbuinava, abbuinava. Voi si streorosi. Comunque, mamma si stendra in casa e si stimboccava in un santo Cristo. Sopra di un caminetto di una giminera. E l'anna, Dio mio, l'anna, dai lì a tua sua morte. Ehi, Dio mio, te la povertà del mondo. È impossibile l'anna vuole dar sua morte. Dai lì a due, piedi che lo diretto stumirie. Sta svinto in battaglia con morto. Bello pensare che sia l'Altissimo che ti ha portato la pace, però uno pensa anche che sia qualche dama che è entrata di notte che te l'abbia contribuito a rasserenare la famiglia. Voglio vedere quali argomenti possono mettere, oltre la fede, cosa c'entra? Dio, oh Dio. Dio va bene, Dio vorrebbe anche queste cose, perché no? Perché uno deve rimanere col dolore attaccato, sta morendo e non riesce a morire, perché c'è il cuore forte? E cazzo, lo aiuti, cazzo, morì. Gli dai una pastiglia e lo fai. Cazzo, gli abbassa la pressione, ecco la pressione abbassata, boom, a terra. Ma che se ne accorge? Quanti ne hanno fatto i medici? Cosa del genere? E chi gli può dire di no? Qua parliamo di dolore, dolore, ma dolore brutto, diciamo così, una brutta bestia. Se io l'avessi avuto in ospedale, la fine gliel'avrei fatta pure io, naturalmente, con altri sistemi che non erano quelli, molto più semplici. Io non sto giustificando perché la morte la dà davvero solo qualcuno che regge e che governa il tempo. E quindi, però, la famiglia non aveva altri strumenti se non l'aiuto di queste eccezionali donne che erano rispettate da tutti, tenute in gran segreto, ma rispettate perché erano persone che aiutavano la famiglia. Il ruolo di queste donne, diciamo che in quell'epoca era una cosa che
funzionava quel periodo lì, perché effettivamente il medico poi condotto dei paesi era, diciamo, un poveretto che doveva trovare davanti a delle cose che non poteva fare nulla. Queste donne erano organizzate, loro facevano l'assistenza al parto, facevano tante cose, facevano, le facevano bene. Io ho imparato da loro. Indubbiamente donne che venivano chiamate per questi lavori erano anche delle esperte erbarie, che conoscevano le erbe che potevano lenire i dolori, perché erano in genere anche guaritrici. Non è che fossero chiamate soltanto per eliminare delle persone. Io nel mio romanzo Lo Scialle ho ipotizzato come potessero avvenire davvero i momenti nei quali tra di loro creavano la solidarietà di Accabadora, cioè quasi un ingresso, una loro iniziazione, diciamo. Ogni anno, verso la fine del mese di Lampadas, cioè di giugno, le tre amiche compivano un'escursione a Gremmano sotto il passo di Corribui. Madau era detta la località che conteneva preziose sepolture nuragiche, le tombe dei giganti. Le amiche Ciferosa e Rita Sud compresero che si trovavano lì per questo scopo, quindi stavano ricevendo le risposte dalla più grande a tutte le loro domande, e lei rispose che era il luogo deputato alla migliore raccolta delle erbe officinali che sarebbero servite per lenire le pene dell'infermo, proprio per sedare la persona. Un'iniziazione in piena regola che le avrebbe rese Janas, Damas, dispensatrici di sollievo e buona morte, in una parola a Cabadoras. Compirono dei giri intorno a quel cumulo di pietre e terra, recitando antichissimi verbos, parole magiche. Inoc er morta Maria Rangada, inoc et tutu land interrada, Janas e Damas pro ille piare, dolores e penas, o pro accabare. In Sardegna la morte è stata sempre gestita dalle donne, perché sono le donne che danno la vita. La danno e la tolgono in casi come Sacabadora, così come anche quando si parla dei lamenti funebri, degli attitos, anche quelli venivano gestiti esclusivamente da donne e ciascuno faceva il suo attito, il suo lamento funebre, che era descrizione della vita del defunto, le opere buone che poteva aver fatto, il suo comportamento. Come espressione musicale è anche una cosa eccezionale, no? Hai visto me senza tutta gelosa, serra della Saiana, casemus in tristuna, s'appena è tanto manna, de peso e de misura, è rotto giù zigante. Anca della Saianna, casemus in tristura, appena estro fumanna, de peso e de misura. Cioè, rasentano quasi tra Nina Funebre e Nina Nanna per i bambini.
quasi siamo lì, alloccati nella stessa posizione, che servivano per ninniare il bambino piccolo, ma anche per ninniare il defunto. Ninniare non era più quello di tenerlo, di farlo dormire, perché non ne aveva più bisogno. Però le due cose sono molto vicine come cose. Infatti una ninna nanna da noi non è briosa, saltarella e tutto quanto, ma una nanna è, e c'ha queste movenze. Ninna nanna, piccino, ninna nanna, ti levo in co e canto a duru duru. Dormi piscino, dormi ti sicuro, caso cane il gau, a pisaiana. Evidentemente da noi c'è un momento nel quale addormentare un bambino o vegliare uno che dorme nella morte è la stessa cosa. E sono uno e sono l'altro, solo che uno dei due non si sveglierà mai più e l'altro si sveglia. Senza tutta salosa. Fibone valente, valente che a storia. I te malaconortu, sovizzo mana mortu. Ho sentito anche mia madre attettare mio figlio quando mi è morto e attettava proprio così. Ebbene, lei, il giorno che era morto mio figlio, lei è andata contro, diceva che non gliela doveva fare a lei questo sgarbo. Cioè, dicevo, ma stai attenta, stai parlando di cose. Ma perché? Perché uscivano anche fuori di testa. Perché ci si scaglia anche contro Dio. Di tutti gli attitù che ho sentito e ho letto, una cosa mi colpisce. C'è il dolore per la morte, c'è il racconto delle gesta, delle cose belle che ha fatto il defunto in vita. Non ho trovato un attitù in cui ci sia, come dire, un'espressione di sollievo perché Tizio è morto. Magari quello era sofferente. Era un mese o 15 giorni che soffriva tanto. E anche in sardo si dice, può essere gai meno che l'ha papicato, per vivere così meglio che Dio se lo abbia preso. Però non c'è mai negli attiti una espressione, come dire, di questo genere, di sollievo. Ecco, questo lo dice, la dice lunga, Sattitto è l'espressione dell'attaccamento alla vita, più che il giudizio sulla morte. Neppure un passero cadrà a terra senza il volere del Padre nostro. Noi tutto questo l'abbiamo tradotto con un detto che non cade foglia che Dio non voglia. Che però è un detto molto ambiguo. Perché dinanzi a una persona malata, cosa dobbiamo dire? Che è malata perché Dio l'ha voluto. C'è una parte della Chiesa, tanto, che dice che assolutamente non si può togliere la vita a nessuno, anche se in condizioni pietose, in condizioni disastrose. Però sappiamo anche di qualche sacerdote, forse ce ne sarà anche più di uno, che se non proprio consenziente, diciamo pure che ha fatto finta di nulla. Il prete era espressione di quel paese, per cui
se davvero c'erano quelle figure, sapeva che c'era e sapevano che cosa faceva. Grandi sacerdoti dei nostri paesi, nati e cresciuti e vissuti, che hanno fatto il parroco nei nostri paesi, come mai non dicono mai nulla su questo? Erano complici? O semplicemente il problema non c'era? Sta di fatto però che erano molto protette dalla popolazione, perché chi faceva stregoneria, eccetera, tutte queste persone erano non solo messe al bando, ma erano proprio nel mirino dell'Inquisizione. Ma non capita mai di leggere o di trovare, almeno finora non mi risulta che nessuno abbia mai trovato il termine accappadoras, proprio perché la società le riteneva molto utili, indispensabili. Perché evidentemente non bastava una preghiera, evidentemente. E allora volevano qualcosa di più sostanzioso. Il Vangelo ci sta dicendo un'altra cosa. Ti sta dicendo che Dio è con te. Non è non cade foglia che Dio non voglia. No, traduciamo in un altro modo. Non cade foglia in cui Dio non sia presente. Ritengo di non essermi fatto da solo. Ritengo che sulle cose che contano io poco o tanto ho influito. Perché non ho deciso io dove nascere, da chi nascere, quando nascere e neanche la faccia che ho. Ritengo di non essere il padrone del mondo e ritengo di essere qua sulla terra per servire le ragioni della vita, di chiunque sia, anche del malato terminale, e non per favorire o sostenere una cultura di morte. Quello che mi ha fatto l'intervista qua sull'Unione Sarda, a un dato momento ha giocato la bugia, ha detto che io ne avevo addormentati 100, ne avevo ammazzato 100, diciamo così. Un altro precedente, sempre nell'Unione Sarda, mi ha paragonato al dottor Morte. Mi hanno fatto di tutti i colori, sperando che mi arrestassero. Anche ultimamente, cosa hanno fatto? Quello che ha scritto che io sperava che mi arrestasse. A 88 anni non mi possono arrestare. Non hanno arrestato Berlusconi. Mio fratello, che c'era questa cosa al collo, non l'avevano operato, dice, che invece dicevano, guarda, sta andando bene, eccetera. Lui, per non vedersi così, prese la pistola, tac, boom, a terra. Capito? Che non voleva essere dipeso a nessuno. Ecco perché non sentite io queste cose, Antonello. Sai che ci vuole coraggio a me per fare una cosa del genere? Ci vuole coraggio. Lui dice, no, io non voglio più fare. A me, se fosse stata la cosa buona, dagli una pastiglina, quando manco lui se ne accorge. E non metti fare, quella è eutanasia. Che cosa lo tiene a fare a uno così? Io sono andato in ospedale perché questo signore stava morendo, a visitarlo, a vedere. Aveva già perso la conoscenza, faceva balzi sul letto perché ci aveva un'intossicazione d'azoto. E fategli un talofen. Ho detto così e me ne sono andato. Gli hanno fatto il talofen, un farmaco che agisce sul sistema nervoso. Smette di respirare, cessano le convulsioni e muore incosciente.
incosciente, tra le altre cose, perché quello era in quel caso lì. Ma questo è capitato quando io lo potevo fare in ospedale, ma tanti anni fa. Per dire, il primo che io ho fatto di questi è stato in clinica medica, dove c'era il direttore della clinica medica, la clinica Resu, e il direttore mi ha chiamato per dire, vedere un malato che era in queste stesse condizioni. E io gli ho detto, fategli un Tafen, e me ne sono andato. Io lo conoscevo bene, quella persona lì, e si è addormentato definitivamente. Sull'eutanasia ovviamente non posso essere d'accordo. Altra cosa è una riflessione seria sull'accanimento terapeutico, di voler tenere assolutamente in vita uno, però sulla vita dell'altro non posso decidere, manco fossi il padre o la madre, non posso decidere. Su di me, anziché chiedere di drogarmi o di darmi veleno o di far iniettarmi che cosa o roba del genere, su di me basta semplicemente dire, sentite, staccatemi la spina. Io sono stato l'unico professore universitario di anestesia e rianimazione e terapia del dolore che sono stato intervistato su Oggi con tanto di fotografia, una pagina, e ho dichiarato che io avevo aiutato mio padre e mia sorella a morire. Tutte e due avevano avuto gravissimi interventi che non servivano a niente allora, l'operazione della prostata, e mia sorella un tumore del seno. Erano già in una lotta con le metastasi e non c'era altra terapia di vederli soffrire tanto. Soprattutto mio padre mi ha fatto piangere, mi ha fatto. Ho dovuto farlo dormire. Sono cose che si fanno in segreto e non devono venire fuori. Questo è avvenuto nel 1960, forse, qualcosa del genere. Prima eravamo più civili allora, che riuscivamo a dargli la pace con un piccolo decotto e roba del genere. Se poi lo si vuole chiamare assassino, questo non lo so io. Anch'io, se dovessi attraversare quei momenti, chiederei, ascolta, lasciami morire, stanotte non darmi nulla. Domani mattina, se mi sveglio, mi sveglio. Sostanzialmente direi che siamo sullo stesso piano, perché che si tratti di un colpo di martello di legno assestato in una precisa parte della testa, o che si tratti di una iniezione di un particolare farmaco, è la stessa cosa. Fare una cosa del genere in Italia procura solo guai. Carabinieri, polizia, tribunale. Avviene, avviene. Io sono stata una delle gallinacce di bandiera gialla, una delle prime che ballava sui cubi e il pipe. Tesoro mio, stiamo parlando degli anni eroici, ero giovane, avevo 18 anni. La Brigitte Bardot di San Pantaleo, sì, questo è un soprannome che mi ha dato un giornalista della Nuova Sardegna che è venuto a sapere di questa mia situazione. Insomma, Brigitte Bardot era un po' più importante e più conosciuta, però ci accomunava questa pazzia, una forma di pazzia, però bella. La Turri ha accompagnato il padre, che aveva ben precisamente
determinato di ammazzarsi. Era rimasto vedovo, via dicendo, ci aveva questa figlia, è adottata questa figlia qua, una figlia adottata, e lui non voleva più vivere, non voleva più vivere. Era uno che stava bene, era un ingegnere che lavorava bene, viveva a Oristano, lui era romano, e a un altro momento si è fatto accompagnare della figlia, l'hanno tenuto lì, gli hanno dato un bicchiere, il giorno dopo, da bere, bere questo affare qua. Smette, accuricato lui, parlava, da un momento ha smesso di parlare. La malattia di mamma l'ha segnato tantissimo, perché è stato un grande amore. Io ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia felicissima, di gente che si voleva un gran bene. E lui ha visto mamma soffrire tantissimo. Non riusciva a farsene una ragione e poi non riusciva più a vivere senza mamma. Lui si sentiva inutile ormai, si sentiva depredato di tutte le cose felici della vita. E con tutto che mi voleva un gran bene, come io ne ho voluto a lui, però non se la sentiva di andare avanti senza mamma. E gli ultimi tempi si era anche convinto, il diagnostico qual era, che comunque qualcosa nell'aldilà doveva esserci, perché aveva avuto mi ha raccontato un paio di episodi, e allora si diceva, ma hai visto, casomai ci fosse un qualcosa, io mamma la ritrovo, perché stai tranquilla che in qualche modo la ritrovo. Mio papà si era trasferito a vivere in Svizzera, l'ultimo anno è stato lì, aveva organizzato tutto senza dirmi nulla e poi è venuto a trovarmi in Sardegna per darmi la data del giorno che aveva scelto. Siamo andati a cena in un posto fantastico che è un ristorante tra i monti di San Pantaleo in Sardegna e si vede il mare da su. Con una luna piena che neanche se l'avessimo voluto ordinare saremmo riusciti a avere una cosa così bella. E seduti a tavola con una cena fantastica, un ottimo canonao, mi ha detto, Donatella, io il 18 di ottobre ho deciso di morire. Lo faccio in Svizzera, a Zurigo. Se vuoi venire mi fai felice, perché vorrei averti a fianco, però posso capire se non te la senti. Ti dico come sono rimasta io. È stata dura, però l'ho visto talmente determinato, sereno in questa sua decisione, che ho detto va bene, ti accompagno. Tanto non l'avrebbe smosso nessuno, nessuno. Siamo partiti per Zurigo e abbiamo passato l'ultima sera in questo albergo. Lui aveva invitato a cena tutti i medici, i consulenti, tutte, perché sai, prima di accettare ti fanno passare 100.000 controlli, verifiche, perché loro accettano quando sanno che ormai non è che hai possibilità di tornare indietro, di guarire. Mio papà non avrebbe potuto che peggiorare, paralizzandosi e ormai cieco. È stata una serata strana, ma devo dire allegra, stranamente allegra. Ci raccontava le barzellette, teneva sul morale a noi e a me mi ha detto che mi avrebbe picchiato prima di andare via se mi avesse visto anche solo una lacrima. Gli hanno dato questo gastroprotettore, poi hanno detto tra una ventina di minuti, mezz'ora dovrebbe fare effetto. Quando sei pronto ce lo fai sapere, Roberto, perché ormai lo chiamavano per nome. E lui dopo 20 minuti ha detto, beh allora ragazzi io sono pronto, andiamo. Ci siamo seduti su un divano davanti alla televisione, ha bevuto da un sorso solo. Ha detto, che sonno che mi sta venendo. Oh ragazzi, mi raccomando, cercate di raggiungermi il più tardi possibile.
sono state le ultime sue parole, e poi si è addormentato, ha reclinato il capo sullo schienale del divano, come quando guardava la Formula 1 in televisione, che al terzo giro si addormentava, uguale, con un sorriso, e non si è svegliato più. Io non ho avuto il cuore di restare lì a aspettare la mezz'ora che ci voleva, sono scappata fuori. Andare così determinati, senza, non l'ho visto vacillare un secondo nella sua decisione. Ci vuole una gran forza o una gran pazzia. Ma pazzo non mi sembrava, quindi penso che fosse un uomo con una grande forza interiore.